Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatrici e telespettatori di TVL per questa edizione del nostro telegiornale. Noi iniziamo però andando in diretta dal Pala Leonessa di Brescia, dove c'è il nostro inviato Leonardo Cecconi che ci racconterà quelle che sono le, diciamo così, tutto il prepartito del Pistoia Basket. Stasera impegniamo, ricordiamolo, per gara 2 delle finali, delle quarti di finale playoff. Leonardo, intanto insomma, che atmosfera si respira, gara 2 che arriva dopo una gara 1 a cui Pistoia ha sfiorato per l'ennesima volta l'impresa in questa stagione. Ciao Alberto, intanto so che vorresti essere con noi, un saluto a tutti i telespettatori. L'atmosfera in questo momento non è proprio da finali playoff, ci sono oltre 1200 biglietti invenduti qui al Pala Leonessa di Brescia, perché c'è stata quella polemica sul caro prezzi. Ovviamente poi il palazzetto sarà, piano piano le tribune si riempiranno, c'è grande carica da parte della squadra, c'è grande carica da parte di Brienza, questo lo sappiamo. È anche vero che Brescia è una squadra forte, è una squadra grossa, è la squadra con la quale forse Pistoia si accoppia nella maniera peggiore. La speranza è di avere ottime percentuali al tiro da tre punti, a quel punto scardinare la difesa dei Lombardi e cercare di portare a casa una partita che potrebbe essere fondamentale per arrivare a Pistoia magari appunto sull'1-1 e cercare di portarla a casa. È un'impresa molto molto difficile, ma con un Charlie Moore anche MVP possiamo davvero riuscire a fare un'altra impresa storica per questa stagione. Ecco, grazie Leonardo davvero per il tuo intervento, e sì, probabilmente mi sarebbe piaciuto essere lì, ma insomma ti mando tanti saluti e insomma ci racconterai nel post partita tutte quelle che sono poi state le emozioni della partita con i protagonisti della partita. Adesso però andiamo a leggere le principali notizie del giorno. Il fallimento della Pistoiese sembra ormai inesorabile. Stamani davanti al giudice la proprietà rappresentata da Matilda Giace avrebbe dovuto o potuto presentare una proposta di risanamento, ma non si è presentata. Il finale sembra ormai scritto. Entro l'estate partiranno i lavori all'ex Breda, la prima zona a essere interessata dagli interventi sarà il blocco H, la grande area dove si trovano un parcheggio, la scuola Facinotti e il polo della sicurezza, prefettura e questura di Pistoia. Presentato il programma del Pistoia Blues 2024, oltre agli artisti già annunciati nel corso dei mesi, è stata presentata la novità dei concerti diffusi per il centro storico, presente anche lo storico Mercatino. Con una cerimonia performance dell'artista Antonio Catalano al Giardino Volante, tutti i bambini e le bambine presenti hanno simbolicamente ricevuto un adesivo che li ha riconosciuti come patrimonio dell'umanità. Seconda sfida dei quarti di finale playoff per l'Estra Pistoia, che stasera ancora in trasferta affronterà nuovamente Brescia. La serie è 1-0 per i Lombardi su TVL, la diretta del dopogara. Iniziamo con la notizia dell'ultima ora, perché c'è stato un grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale lucchese, non lontano da Serravalle. Si è trattato dello scontro tra una moto guidata da un giovane di 27 anni e un furgone in prossimità dell'incrocio per Castellina. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, il centauro stava percorrendo la provinciale in direzione Montecatini, mentre l'altro mezzo stava uscendo dalla stessa via di Castellina per dirigersi verso Pistoia. L'impatto tra due mezzi è stato tremendo. Il primo a prestare soccorsi è stato un automobilista. Sul posto per i soccorsi sono giunti i sanitari del 118, che hanno quindi portato il giovane in codice rosso all'ospedale San Jacopo, con loro anche la polizia municipale, cui spetterà il compito di chiarire la dinamica di quanto accaduto. Gravi le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code che si sono formate sulla provinciale in entrambe le direzioni, e quindi vedremo se ci saranno sviluppo anche su questo spiacevole episodio. Adesso invece parliamo di sport, però in maniera un po' atipica, perché parliamo del club arancione, la Pistoiese, per cui il fallimento pare ormai inesorabile. Questa mattina davanti al giudice delegato Sergio Garofalo del Tribunale di Pistoia era fissata infatti l'udienza per decidere sulla liquidazione giudiziaria della società arancione. La proprietà, rappresentata da Matilda Giace, avrebbe potuto presentare una proposta di risanamento, ma non si è presentata. Presenti invece le due PM, Luisa Serranti e Lida Gambassi della Procura di Pistoia, che alla luce dei
debiti della West Pistoiese nel 1921, principalmente nei confronti delle aree di natura previdenziale, avevano presentato la richiesta di liquidazione. Per avere certezza del futuro della Pistoiese si dovrà attendere la decisione del Tribunale, ma in assenza di proposte della società la prospettiva di fallimento pare ormai certa. In caso di liquidazione il Tribunale nominerà contestualmente un curatore fallimentare e vedremo, perché sembra appunto essere, diciamo così, nota, sembrerebbe in realtà che verrà riaperto e verrà richiesta un'altra udienza per la Pistoiese per fare chiarezza su questi fatti, appunto, come quest'oggi non ha fatto Matilda Giace, che di fatto è l'unica ormai responsabile della società Arancione. Adesso invece passiamo a un tema che riguarda i lavori pubblici, perché è stata annunciata questa mattina l'inizio dei lavori nell'area ex Brede, la ripresa dei lavori dopo che erano stati abbandonati, un'area che ripartirà dall'8H, lo vedremo nel servizio di Francesco Rossano. Entro l'estate partiranno i lavori all'ex Breda di Pistoia. La prima zona ad essere interessata dagli interventi sarà il blocco H, la grande area costituita da una piastra in cemento armato sotto la quale si trova il parcheggio tra viale Pacinotti ed il polo della sicurezza, ovvero prefettura e questura. L'annuncio dell'avvio del cantiere a poco più di 2 anni dall'acquisizione dell'area da parte della società Tuscany Real Estate Development SRL è stato preceduto da un lavoro di ricognizione e verifica dello stato delle opere che erano state già realizzate per capire se queste avessero o meno riportato deterioramenti a causa del tempo e degli agenti atmosferici. Un impegno importante si spiega in una nota in cui è stata data la notizia della prossima ripresa dell'operatività del cantiere, visto e considerato che la situazione è ferma da anni, attività che si è affiancata a quella sul progetto complessivo, valutando ed inserendo gli opportuni aggiornamenti. Attività che sono tutte terminate con esito positivo, si spiega. Il fatto poi che la scia sia stata già presentata consentirà di far partire quanto prima i lavori. Attualmente i professionisti incaricati stanno preparando i progetti esecutivi e tutti i passaggi necessari per indire la gara d'appalto per affidamento degli interventi previsti. I primi saranno dunque relativi alle opere di urbanizzazione e all'8H, con il completamento dei parcheggi e la messa in sicurezza dell'area e delle strutture esistenti. La chiave del progetto, così come annunciato sin da subito dalla nuova proprietà, sarà quella della sostenibilità. Stiamo avvicinando sempre di più a quelle che sono le elezioni amministrative dei nostri comuni, 11 che riguardano quelli della provincia di Pistoia. Biagio D'Enrico è il candidato sindaco per il centrodestra al comune di Lamporecchio, il servizio di Massimo Pannocchi. Si presenta con una lista civica d'Enrico sindaco, ma è sostenuto da tutto il centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Biagio D'Enrico, 63 anni, sposato, 2 figli, libero professionista, per 42 anni nell'arma dei carabinieri, l'ultimo incarico alla stazione di Monte Catini Terme, si candida alla guida del comune di Lamporecchio. Io come qualcun altro della lista non siamo iscritti a nessun partito, però ovviamente bisogna appoggiarsi al centrodestra anche per dare voce e voto alla gente che magari la pensa diversamente dalla sinistra, che credo che qui hanno avuto sempre poco spazio. I punti più importanti del suo programma? Non stravolgere, ma eventualmente migliorare quello che già c'è di buono. Allora, i 9 punti sono la sicurezza, la cura del territorio, lo sport, commercio e turismo, scuola e cultura, attenzione alle fasce deboli, luoghi di aggregazione, sostegno alle aziende e viabilità. Alla presentazione, oltre a cittadini e simpatizzanti, erano presenti Mirko La Franceschina della direzione nazionale di Noi Moderati, Tiziana Nisini, vice segretaria della Lega Toscana, oltre ad alcuni dei dirigenti locali e nazionali di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi, consigliere regionale, Patrizio La Pietra, sottosegretario di Stato, e Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del partito di Giorgia Meloni. Siamo a Lamporecchio ed è uno dei, se non il più a sinistra dei comuni della provincia di Pistoia. Il candidato del centrodestra qui è quello giusto? Sì, ma era a sinistra, adesso ci sono elezioni e non sarà più un comune a sinistra, ovviamente, basta dare la parola ai cittadini. I cittadini vedono il buon governo dei comuni limitrofi e vicini che sono governati dal centrodestra, a partire da Pistoia e gli altri che ci sono nel territorio, si parlano e quindi poi vogliono anche il buon governo anche nel proprio comune. Quindi anche a Lamporecchio, vedendo quanto è brava la Meloni e quanto sono scarsi a sinistra, voteranno per D'Enrico.
E adesso invece dalla politica ci spostiamo a quello che riguarda il mondo dello spettacolo, perché si avvicina sempre di più Lullio Pistoiese, la punta di diamante, una tra le punte di diamanti è certamente il Pistoia Blues, di cui la presentazione è venuta quest'oggi in comune a Pistoia. Tanti gli ospiti speciali, tanti gli artisti che si esibiranno anche quest'anno, però c'è una novità importante per quello che riguarda tutto l'asset del festival, il servizio. Il Pistoia Blues è pronto a salire sul palco per una 43esima edizione che vuole rilanciare il festival pistoiese non solo dai nomi citati e già annunciati all'evento dal 4 al 13 luglio, ma soprattutto per la vera novità che riguarda l'edizione 2024. La Blues City, infatti, è la novità annunciata in Sala Michelucci dal Comune, ossia eventi collaterali nel centro storico con artisti che si esibiranno nelle piazze Gavinana, Spirito Santo e Sala dal 5 al 7 e dall'11 al 13 luglio. In più si ripresenterà il mercatino negli ultimi 4 giorni del festival. A presentare la 43esima edizione del Blues sono stati gli assessori del Comune di Pistoia, Gabriele Sgueglia, Benedetta Menichelli, Alessandro Sabella, insieme al direttore artistico Giovanni Tafuro. Le serate appunto si dividono un po' in 3 ambiti, una più legata alla tradizione, quindi al pubblico più internazionale, legato ai musicisti blues, jazz e legati un pochino alla storia del festival. E lì possiamo appunto evidenziare l'apertura con i Calexico, per poi arrivare appunto a una serata con 2 grandi artisti come Mario Biondi e dopo la di Bridgewater, appunto, che si passa appunto da atmosfere più jazz e da grandi cantanti, da grandi crooner, una serata dedicata ai chitarristi con il nuovo fenomeno del chitarrismo italiano, che è questo ragazzo palermitano molto giovane che si chiama Matteo Mancuso, insieme a un grande chitarrista che è il chitarrista degli Snarky Puppy, che è Mark Lettieri. Chiude un po' la parte più blues Devon Allman, figlio del grande Greg Allman dell'Allman Brothers Band, che proporrà un rock sudista. Poi ci sarà una parte dedicata ai grandi interpreti italiani e avremo Tommaso Paradiso, Elio e le Storie Tese, e si passa poi appunto a chiudere con un grande ritorno dopo 5 anni con Antonello Venditti, che presenterà appunto i 40 anni del disco Cuore. Ci sono vari eventi collaterali grazie anche alla partecipazione di Conad. Ci saranno dei concerti gratuiti in alcuni momenti del pomeriggio e sera, in contemporanea con i concerti serali. Ci sarà anche un treno speciale il sabato 13 luglio, alla fine del concerto di Venditti, all'1 di notte partirà dalla stazione di Pistoia in direzione Firenze e Santa Maria Novella, un treno speciale con tutte le fermate. Credo che sarà una manifestazione appunto con tante sfaccettature e penso con molta affluenza di pubblico. E quindi non solo musica, perché festival vuol dire anche sviluppo sostenibile. Lo andiamo a scoprire insieme al servizio di Leonardo Cecconi. In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile al Pistoia Nursery Campus dell'azienda Vannucci si è tenuto un evento dal titolo Ci giochiamo il futuro, organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con la collaborazione di Vannucci Piante, Acri Pistoia, Poyen Lab e il Liceo Economico Sociale Forte Guerri. L'evento ha avuto il preciso scopo di diffondere la cultura della sostenibilità e promuovere un cambiamento culturale e politico. Il tutto con goliardia. Indica almeno 3 azioni che metteresti concretamente in atto per favorire sostenibilità. È un gioco, diciamo, sulla negoziazione a cui parteciperanno degli studenti del Forte Guerri, 2 componenti delle ACLI, il mondo universitario, poi la Fondazione delle Città Sostenibili e Itachi Rail. Quindi parlerà sia della mobilità che anche del futuro delle nostre città, 2 squadre che a colpi di domande cercano di avvicinarsi al centrocampo per fare gol. Si parla di gol, dei 17 gol del 2030. E noi siamo a esaminare il goal numero 11, quindi città e comunità sostenibili. Abbiamo cercato, diciamo così, di ideare un percorso che coinvolgesse innanzitutto gli studenti, che sono un po' il nostro futuro, e quindi i giovani e ragazzi che sono qui, e poi, diciamo, alcune realtà importanti del nostro territorio, che poi avrà anche un seguito, perché questo è, diciamo, un primo appuntamento di un percorso di riflessione che cerca proprio di far partecipare le persone a dire la propria voce, insomma con la propria voce, quindi a dare la propria opinione e le proprie proposte in una maniera leggera ma non semplicistica. Abbiamo deciso di
partecipare anche noi a queste iniziative, e lo facciamo oggi con una iniziativa credo molto originale e anche innovativa. All'ospedale di Pescia quasi 2 milioni di euro per una nuova TAC, già operativa il servizio di Massimo Pannocchi. È già funzionante e operativa la nuova TAC all'ospedale Santissimi Cosme e Damiano di Pescia. L'apparecchiatura è stata montata nei giorni scorsi presso la struttura di radiologia diretta dal dottor Adriano Viviani e consente un ulteriore miglioramento delle prestazioni diagnostiche. È una General Electric Revolution Ascent, che è una macchina cardiologica dotata di software di intelligenza artificiale per la ricostruzione e il post-processing delle immagini. È una macchina estremamente veloce e performante, che ci permette di ampliare quelli che sono gli esami diagnostici che possono essere fatti in un ospedale come il nostro. La nuova TAC permette di eseguire, oltre agli esami già in essere, esami cardiologici e di programmazione di interventi di sostituzione valvolare. E inoltre ci permette anche di eseguire con più facilità e minor tempo esami di nicchia che venivano già eseguiti precedentemente, quali le colonoscopie virtuali. L'ergonomia della macchina consente di eseguire TAC anche con pazienti di corporatura robusta e traumatizzati. Ammontano a 1,9 milioni gli investimenti per le macchine pesanti della radiologia dell'ospedale Santi Cosme e Damiano. Entro settembre-ottobre, sempre dell'anno in corso, installeremo la nuova risonanza magnetica. Entro la fine dell'anno sarà anche rinnovata tutta la radiologia tradizionale. Inoltre, con i lavori del PNRR ristruttureremo tutta la Palazzina Nord, e questo significa che andranno ristrutturati anche tutti i locali al piano terra della radiologia. Questo permetterà di avere anche una nuova sede per la senologia e la mammografia, e quindi riusciremo a installare anche un secondo mammografo che arriva tramite una donazione. Questo mammografo è un mammografo di ultima generazione, ce ne sono solo 3 in Italia, e ci permetterà di aumentare notevolmente sia lo screening mammografico che tutta la senologia clinica. La clinica mobile Salute in Comune ha fatto tappa anche nel comune di Pieve Annebole. Andiamo a vederlo insieme nel servizio di Leonardo Cecconi. La clinica mobile di Salute in Comune, la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno, ha fatto tappa a Pieve Annebole per uno screening gratuito rivolto a donne di età tra i 20 e i 44 anni. Secondo i più recenti dati epidemiologici, il tumore al seno in Toscana colpisce una donna su 8 ed è molto importante la prevenzione precoce. Per questo motivo, la grande richiesta in ogni tappa della provincia di Pistoia. Ne abbiamo aperto, visto le tante richieste, gli accessi alla clinica dai 25 anni fino ai 44, quindi l'età si è abbassata ulteriormente per andare a informare anche le giovanissime sui rischi, quanto devono fare per imparare a conoscersi e tutelarsi. Oggi arriviamo con 2 unità mobili, una tra l'altro ancora più grande, quindi in patente B, quindi è veramente un tier, chiamiamolo, un camion della salute, dove all'interno c'è ulteriore mammografo e un'ulteriore equip medica per dare informazioni alle donne. Parliamo di 187 richieste di accesso qui a Pieve Annebole, quindi veramente un numero molto alto. Sono venuta a chiedere informazioni perché non ero al corrente, diciamo, di questa iniziativa. Sono arrivata perché io lavoro qui vicino, e quindi niente, mi sono fermata perché credo che sia una cosa che dia la possibilità anche a chi magari in un momento particolare non può sostenere delle spese magari per questo tipo di prevenzione, che è molto utile. L'ecografia viene fatta come un esame di approfondimento, nonostante essendo un esame mirato, e viene usato l'ecografo Lesaotte. Invece, per le tecniche di mammografia abbiamo un apparecchio tridimensionale, è un apparecchio molto moderno, molto dettagliato, che oltretutto riesce a dare un'immagine a sezioni che va a vedere in profondità. La prevenzione, io ricordo sempre, parte con l'autopalpazione fin da giovani delle pazienti. Cerchiamo di fargli capire la corretta autopalpazione, la corretta modalità di autopalpazione, e poi successivamente, fin dai 30 anni, introdurre un esame ecografico ogni 12-18 mesi fino ai 40 anni, in cui si prevede l'inizio anche della mammografia.
Qualcuno questa mattina, intorno tra le 12 e le 13 in realtà di questa mattina a Pistoia, si sarà spaventato magari per aver visto delle sirene di fronte all'Istituto Pacini di Pistoia. Effettivamente è successo un disagio all'interno dell'istituto che però sembrerebbe essersi risolto nel miglior modo possibile. Il servizio di Francesco Rossano. Abbiamo trovato ragazzi un po' agitati, abbiamo fatto il controllo della saturazione. Abbiamo trovato la saturazione tutto ok, c'era un po' di bruciore, sentivano un bruciore alla gola e un po' di mal di testa. È la condizione in cui i soccorritori della Misericordia di Pistoia, arrivati all'Istituto Pacini insieme ai medici del 118, hanno trovato i ragazzi di una classe della zona succursale dell'edificio di Corso Gramsci. L'allarme era scattato poco prima, dopo che questi avevano lamentato dei disturbi. Si è così attivato il protocollo delle maxi emergenze, con l'arrivo al fianco del personale sanitario che ha verificato le condizioni degli studenti, di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sono accorsa subito anch'io, effettivamente all'interno di quell'aula non si respirava bene. Bene, quindi ho allertato, ho chiamato il 112, è venuta l'emergenza sanitaria, sono venuti i vigili del fuoco, abbiamo appurato che i ragazzi non hanno nessun tipo di problema che riguardi la loro salute e i vigili del fuoco hanno appurato che non c'è niente di strutturale, nessun pericolo e quindi diciamo una risposta sicura non l'abbiamo, probabilmente non è escluso qualche scherzo all'interno della classe e quindi ragazzini che hanno voluto fare una goliardata, spero, perché questo diciamo comporterebbe nessun rischio per la salute. Avete fatto delle verifiche, le prime hanno riguardato le tubazioni per assicurarsi che non ci fosse questo rischio, no? Queste le prime mosse. Quella è stata la prima cosa che ho fatto, ho chiamato la proprietà dell'immobile e mi hanno assicurato immediatamente che non c'erano tubature o problemi che potessero riguardare insomma delle situazioni che avrebbero portato particolare rischio per i ragazzi e la cosa mi è stata confermata dai vigili del fuoco che hanno fatto delle indagini accurate e quindi diciamo nessun rischio per i nostri ragazzi del Pacini. Tutto è bene perché finisce bene, diciamo. Mi sembra, a parte le ambulanze all'esterno, i ragazzi in classe quasi non si sono accorti di niente delle altre classi. Assolutamente no, rimaniamo un po' così scioccati noi che siamo accorsi, ma perché abbiamo a cuore insomma la salute dei nostri ragazzi e quindi è questo che ci ha preoccupato. Per il resto è tutto a posto. Abbiamo sentito le parole della dirigente scolastica dell'Istituto Pacini, dell'intervento quindi dei vigili del fuoco sul posto, vigili del fuoco che lì vicino hanno un presidio chiamato Casa Sicura che ha festeggiato 10 anni di attività e servizio. Casa Sicura, la struttura didattica dedicata alla sicurezza domestica, progetto ideato e realizzato da Vigili del Fuoco di Pistoia, ha festeggiato 10 anni di attività aprendo le porte alla città, dando la possibilità a tanti bambini di diventare pompiere per un giorno, cimentandosi nel percorso di Pompieropoli, la discesa dal palo, l'attraversamento del muro, la trave, il passaggio del tunnel e infine spengere l'incendio della casetta per poi ricevere l'attestato di pompiere. E oggi sono 10 anni di attività di Casa Sicura, e siamo sempre in crescendo, quindi a oggi abbiamo quasi 21.000 ragazzi passati da Casa Sicura che hanno fatto un incontro una mattina a meno di 2 ore, quindi per noi è un successo e si festeggia appunto anche con i bambini con questa Pompieropoli. Cose nuove per il futuro? Intanto ci siamo regalati, virgolette, un televisore 85 pollici per far vedere, per migliorare la qualità in aula ai ragazzi. E poi abbiamo in progetto anche altre cosette che ancora sono da definire. Abbiamo un nuovo mezzo, questo sì è già appurato, e poi continuare a migliorare anche Casa Sicura. Assicurazione Manzari, storica attività Carrata, ha festeggiato 60 anni di attività, il servizio di Lorenzo Gori. Manzari Assicurazioni ha festeggiato 60 anni di presenza sul territorio pistoiese nei nuovi locali in via Corrado da Montemagno a Quarrata. Una giornata importante perché per noi Quarrata ha rappresentato sempre un po' un fiore all'occhiello
sul territorio pistoiese. Noi siamo agenti a Pistoia, ma gestiamo anche il territorio della montagna pistoiese di Quarrata, Agliana e Montale. Negli ultimi periodi, insomma, Quarrata sappiamo cosa ha subito anche nel novembre scorso, e d'accordo con i subagenti appunto di zona abbiamo deciso di rilanciare l'agenzia, di ristrutturare i locali che già esistevano e quindi di creare questo incontro conviviale con la nostra clientela che da ben 60 anni ci sta dando fiducia e continua a darci fiducia. Da quando iniziarono la Piazza Risorgimento, dopo si sono spostati qui in via Corrado da Montemagno, questa funzionale agenzia Generali che ha 23 dipendenti e che è stata fondata grazie al signor Manzari Michele e il grande merito della famiglia Manzari. È un lustro per la città di Quarrata, per tutta la nostra area metropolitana, e sono veramente tanto soddisfatto di vedere che ci sono delle attività che a Quarrata funzionano, vanno bene, ed è dovere dell'amministrazione e del sindaco esserle a fianco. Sono entrati ad aiutare e a lavorare ora con questa carica anche i miei figli, per cui diciamo è dal 67 che la mia famiglia era nell'INA, poi è stato in Generali e ancora continua a lavorare. Quindi sarà l'agenzia Generali alla famiglia Manzari. C'è stata un'esibizione artistica al Giardino Volante con tanto di nomina dei bambini come patrimonio dell'umanità, il servizio di Marta Quilici. Giorgio, patrimonio dell'umanità! Con una cerimonia performance dell'artista Antonio Catalano e il coinvolgimento del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, al Giardino Volante tutti i bambini e le bambine presenti hanno simbolicamente ricevuto un adesivo che li ha riconosciuti come patrimonio dell'umanità. Qualcuno deve pur raccontare e dire quanto i bambini siano importanti, quanto i bambini siano patrimonio dell'umanità. E in questa epoca in cui i bambini sono perseguitati dalla guerra in modo particolare, sono vittime della guerra in tutto il mondo, qualcuno deve dire invece che sono intoccabili. L'appuntamento inserito nell'ambito della 10ª edizione di Infanzia e Città, la rassegna realizzata dai servizi educativi del Comune di Pistoia in collaborazione con Teatri di Pistoia, il Centro per le Famiglie, la Biblioteca San Giorgio e il Comitato Provinciale UNICEF. Questa rassegna di Infanzia e Città mette al centro appunto i bambini come sempre, e quest'anno intorno proprio a una domanda che cos'è un bambino? Rinteroghiamoci davvero su cosa sono i bambini, di cosa hanno bisogno, quali desideri, e riprendiamoci la responsabilità di essere adulti sensibili e consapevoli di avere proprio un patrimonio dell'umanità nei bambini. Il patrimonio dell'umanità vuol dire: tu sei importante per me, tu sei importante per la tua famiglia, sei importante per la tua comunità, per la tua città, per la tua nazione, tu sei importante per il mondo, per l'universo, ma si parte da sé. Tu sei importante per te stesso anche. Il contatto con l'altro mondo, altro che il mondo magico che noi abbiamo intorno e che i bambini hanno ancora l'occhio per vederli, e noi lentamente spegniamo questo occhio, anche se c'è qualche adulto che questa lucina ce l'ha ancora accesa e ci continua a insistere a dircelo, che forse c'è una luce che ci fa vedere il mondo in modo diverso e ci dice che i bambini sono patrimonio dell'umanità. La tua anima ti è caduta. Un giorno di relax e massaggi invece al Parco di Montoliveto a Pistoia per la Fiera del Benessere, ce la racconta la nostra Gina Nesti. Nel Parco di Montoliveto si è tenuta la Fiera del Benessere, manifestazione organizzata dal gruppo Animiamoci insieme al Mountain Bios, il mercatino biologico. Tante le attività olistiche offerte da operatori specializzati per prendersi cura di sé, e poi attività sul prato, con camminata alla scoperta dei nuovi sentieri del corpo e sezioni di yoga. Il tipo di massaggio è kinesiologia, che va a lavorare sul corpo tramite il test muscolare. Vado semplicemente ad allentare un po' le tensioni della persona per ritrovare equilibrio, armonia e benessere. E faccio conoscere gli oli essenziali che hanno capacità a livello aromaterapico molto importanti, perché comunque agiscono direttamente. Respiri un profumo e subito la memoria ti porta a tempi antichi, e respiri questi oli che sono ad alto grado di purezza, quindi hanno una garanzia, anche una certificazione, e vanno a lavorare su delle emozioni che sono bloccate. Io sono qui per proporre la mia classe BARS
che è un trattamento energetico e un body work, che si lavora su 32 punti sul corpo e si vanno a rilasciare tutte le cariche elettromagnetiche di punti di vista, giudizi, credenze che stanno limitando la nostra vita. Io ho sviluppato un metodo che comprende insomma la lettura dei sintomi anche dal punto di vista emotivo e psicologico, quindi è una interpretazione a tutto tondo di quello che sono i nostri sintomi, ecco. Con la correzione prevalentemente attraverso il respiro, la consapevolezza del respiro. Riflessologia facciale è una tecnica e si ricercano delle zone in tutte le parti del viso, in varie parti del volto, per riportare in equilibrio le varie disarmonie che non sono in equilibrio. E con la Fiera del Benessere a Montuliveto per adesso è tutto, adesso vi lascio Giada Benesperi con tutte le notizie di giornata per quanto riguarda lo sport e poi torniamo noi con le ultimissime notizie del nostro telegiornale, a tra poco.